L'avventura di un povero cristiano è il titolo di un celebre libro di Ignazio Silone, l'editore è Mondadori. Non è un romanzo, ma uno scritto per il teatro. Quando uscì negli anni 60, l'interesse che suscitò non solo in Italia, ma anche all'estero, fu notevolissimo. Chi bazzica questo canale sa che io considero Ignazio Silone uno dei più importanti e sottovalutati scrittori italiani del Novecento. Con quest'opera lo scrittore abruzzese intendeva indagare l'uomo, in questo caso il cristiano, negli ingranaggi del mondo, anzi del potere. E l'uomo in questione è Pietro Angelerio, o Pietro da Morrone, che passò alla storia col nome di Celestino V, il papa che si dimise. Quindi Silone si confronta con la storia. Nel 1292 muore il papa Niccolò V e inizia il concistoro per l'elezione di quello nuovo, compito che dovrebbe toccare a 12 cardinali. La sede del concistoro, appunto la riunione, diciamo così, che dovrebbe eleggere il nuovo papa, si sposta da Roma a Perugia, ma nulla da fare. Ci vorranno quasi 2 anni prima che la scelta del concistoro, diviso in 2 potenti famiglie, gli Orsini e i Colonna, elegga il nuovo papa, Pietro Angelerio, che sposta la sede da Roma a Napoli prima di tutto. Il libro segue da vicino la parabola discendente di quest'uomo pio, un eremita del tutto privo della capacità di gestire il potere, che parlava il volgare, non il latino, un autentico pesce fuor d'acqua. Insomma, che nel giro di soli 4 mesi deciderà di dimettersi da papa. Sarà eletto Bonifacio VIII che sguinzaglierà le guardie alla ricerca dell'ex papa. Temeva che potesse essere usato dai francesi contro la sua autorità. Il finale sarà tragico con la morte dell'ex papa in una prigione nella Rocca di Fumone. Anche se in seguito ci sono sparse notizie che sia stato ucciso, in realtà è più probabile che sia morto di vecchiaia, aveva 87 anni. Di certo la prigionia, e prima ancora la fuga, e gli stenti a cui si era dovuto sottoporre per sfuggire alla cattura, avranno accelerato il suo decesso. Perché Silone, un cristiano senza chiesa, come si definiva, scrisse quest'opera? È piuttosto semplice rispondere a questa domanda, che però lascia irrisolta la questione più essenziale. Silone vedeva nella Chiesa una istituzione che in sostanza non era molto differente da uno Stato, con una gerarchia, la gestione degli affari correnti, le invidie e le gelosie che il potere sempre conduce con sé. E poi gli abusi, le ingiustizie, le prevaricazioni di cui erano vittime soprattutto i poveri. Il potere, insomma, che agli occhi di Silone aveva addomesticato il messaggio di Cristo, adattandolo a un mondo che non intende cambiare il suo modo di fare. Un mondo che ha reso del tutto innocua la forza dirompente del Vangelo. Agli occhi di Silone, dunque, la figura di Celestino V è l'esempio lampante della totale incompatibilità tra Vangelo e appunto il mondo, con i suoi meccanismi di gestione del potere che immancabilmente crea favoritismi, mafie, ruberie, distorsioni enormi. La questione più essenziale non viene però affrontata. Perché se scelgo di essere un eremita su una montagna, è chiaro che il potere non fa per me. Ma a parte il fatto che probabilmente non tutti possono ritirarsi su un monte per stare al riparo dalle brutture del potere. Ma il mondo produce brutture che in qualche modo occorre affrontare e ben presto ci si rende conto che è possibile solo se ci si organizza in qualche modo. Se si creano delle strutture e queste strutture si danno in mano a delle persone, creando quindi una gerarchia. Se scoppia una gravissima crisi economica, per esempio, non bastano certo gli aiuti, ma occorre creare una catena di comando che organizzi in modo efficace e senza sprechi questi aiuti. La mia idea è che Silone fosse ben conscio che il potere è necessario a questo mondo e che quindi questa lettura, che tenderebbe a definire il potere tutto male e malvagio, probabilmente andava stretta anche a lui. L'opera viene pubblicata mentre la Chiesa Cattolica celebrava il Concilio Vaticano II e agli occhi di Silone era l'occasione per riflettere su quello che era accaduto in passato.
ma anche per capire che era indispensabile mettere di nuovo al centro il messaggio evangelico e avere il coraggio, o forse la follia, di tornare a proclamarlo a qualunque costo. Coraggio che Silone non vedeva affatto nella chiesa degli anni 60, ammirava però Don Lorenzo Milani, per esempio. È una specie di nostalgia che Silone mette su carta, la nostalgia per un mondo che non c'è ancora e dove pochi uomini con coraggio prendono sul serio le parole di Cristo. Non importa come vada a finire, ci dice infine Silone con questo libro, ma probabilmente solo Cristo e il suo messaggio sono in grado di dare le risposte definitive all'uomo. Alla prossima!